terrorizzata se non funziona il microfono, quello che possiamo fare, anche perché non ho la voce che... Allora, beh, intanto un ringraziamento per l'invito. Ci tenevo ad essere qui, lo so anche Franco, perché insomma, a parte l'occasione di venirvi a trovare, ma è anche l'occasione davvero per dire e parlare delle cose che stanno succedendo, delle cose che abbiamo fatto e di quelle che vogliamo fare in prospettiva. E mentre ascoltavo loro parlare mi rendevo conto che effettivamente stiamo vivendo in un momento particolare nel quale anche quando hai fatto tante cose, le vuoi comunicare, cerchi di comunicarle al meglio, in realtà viviamo in un contesto davvero molto difficile. Oggi, mentre vi raggiungevo, ho letto un po' i miei giornali locali del Nord-Est e c'era un titolo molto significativo. Tutti i giornali riportavano i risultati di una ricerca che è stata fatta dalla Fondazione Nord-Est, una ricerca importante, sulla su come percepiscono l'immigrazione i cittadini del Nord-Est. Il titolo in uno dei giornali era il seguente: il migrante immaginario che spaventa il Nord-Est. Il migrante immaginario che spaventa il Nord-Est. Perché che cosa racconta questa ricerca? E guardate che non va sottovalutata, neppure se è un'insicurezza percepita, non è quella vera, non facciamo queste distinzioni perché sbaglieremo sul nascere. Però il fatto che la ricerca dica che effettivamente il numero dei migranti che le persone pensano di avere intorno è notevolmente inferiore a quello effettivo e che soprattutto non li conoscono. Per esempio, la stragrande maggioranza delle persone risponde che sono di religione musulmana. In realtà la stragrande maggioranza di questi immigrati è di religione cristiana. Molti sostengono, ad esempio, che si tratti di persone che non vivono regolarmente nel nostro paese e che alla domanda «ma quanti sono secondo lei?» si passa da chi dice sono 3 milioni a chi dice sono almeno 15 milioni, in realtà sono 5 milioni. Per dire che parliamo di cose di cui purtroppo molto spesso non abbiamo la conoscenza diretta e delle cose che noi non conosciamo spesso abbiamo paura, è normale. Ed è la stessa cosa che spiegava prima l'assessore: se io devo andare a raccontare che devo andare a fare il canale spolmatore qua vicino e che quindi devo consumare suolo perché magari devo entrare in un campo e cementificare quel campo, la prima risposta che spesso ricevo è no. Perché? Perché ho paura, perché in fondo nella situazione in cui sono so quello che mi capita. Se lui viene e mi dice devi fare il canale spolmatore, chissà che cosa succede alla mia azienda, al mio territorio, al mio giardino, all'ingresso di casa. Stessa cosa sui grandi temi, cioè molto spesso noi ci lasciamo fuorviare dal fatto che non abbiamo conoscenza delle cose. La cosa purtroppo brutta di questo periodo storico che stiamo vivendo è che spesso le notizie che abbiamo sono notizie non vere. E questa è l'altra cosa che la ricerca di cui vi parlavo riportava. Cioè che molto spesso le informazioni che vengono ricevute dai cittadini sono delle informazioni che non sono vere, o che non dicono tutta la verità, o che ne dicono soltanto una parte. E quindi anche quando cerco di avere quella conoscenza, può darsi che gli strumenti che ho a disposizione non siano strumenti che mi permettono di avere una conoscenza piena di quelle cose. Perché internet ormai è pieno. Entriamo 5 minuti nella rete e diventiamo scienziati. 5 minuti studiamo una malattia e sappiamo tutto, come curarla, come si prende, dove fare. Purtroppo stiamo diventando questa cosa e chi fa politica forse la vive ancora di più come un problema, perché noi cerchiamo di darle informazioni, cerchiamo di fare conoscenza, cerchiamo di frequentare tutti i luoghi, dai più piccoli ai più grandi, per fare questa informazione. Credetemi, il Partito Democratico, e Milano è un'esperienza in questo senso esaltante, dove si dice che non siamo più radicati, non siamo più presenti. In realtà siamo presenti, siamo radicati, facciamo queste assemblee, facciamo queste iniziative. Il problema è che purtroppo non raggiungiamo mai abbastanza persone, purtroppo molte delle persone che non raggiungiamo non vogliono ascoltare la nostra parola e molto spesso le informazioni che riceviamo sono delle informazioni un po' così, che non danno la completezza del quadro. È una cosa che per esempio a me, Presidente della Regione, capita spesso. Se io devo fare polemica con qualcuno, sicuramente le prime pagine di tutti i giornali, sicuro. Ma se devo raccontare, per esempio, che abbiamo risolto dei problemi pratici con la riforma della sanità, facendo delle cose concrete, andando ad esempio a fare una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, la odontoiatria sociale, ad esempio il Friuli Venezia Giulia, dopo la riforma della sanità, è l'unica regione in Italia che ha l'odontoiatria sociale, 5 pronto soccorso, soltanto per la cura dei denti, oltre i 65 anni non si paga nulla, da 0 a 6 anni non si paga nulla, il resto si paga in base al reddito.
ma tutti gli interventi, dal più complicato alla cura della carie, eccetera. E risparmiando bene e utilizzando bene i soldi che abbiamo risparmiato con la riforma della sanità, quest'anno tutti i bambini della prima, della prima classe della scuola dell'infanzia faranno una visita con il dentista, e soprattutto andremo a visitare tutti i 2300 disabili che sono in questo momento dentro strutture della regione protette, che come sapete il disabile a volte non può comunicare e dire quali problemi ha, o a volte non si può spostare, sarà il dentista che va da lui. Ma se io vi racconto questa cosa qua, io mi becco mica la prima pagina, eh. Se sono fortunata trovo un articoletto nella sesta pagina che ricordava prima Franco, perché viviamo in questo contesto di scontro, di confronto aspro, di polemica continua, di incapacità di raccontare le cose che si fanno e magari anche confrontarsi su quelle cose, perché mica è giusto considerarle tutte corrette, può darsi che a volte alcune cose o decisioni che si prendono non sono quelle giuste. Ma purtroppo viviamo in un contesto nel quale questa capacità di informare, comunicare, di educare in qualche modo, che appartiene alla politica, è sempre più faticosa. Non per questo i politici devono mollare, non per questo devono smettere di fare questo tipo di lavoro, non per questo devono smettere di venire tra le persone, anzi, secondo me dobbiamo fare ancora di più, ancora meglio. E guardate che adesso è ancora più importante, perché io temo purtroppo, e questa è la malattia della sinistra, del centro-sinistra, quello di concentrarsi soltanto su di noi, quello di parlare soltanto di noi, quello di dividerci, perché è una cosa che ci riesce particolarmente bene da sempre. E guardate che le divisioni sono il sintomo di una malattia. Il nostro problema è che non riusciamo a governare. Noi entriamo in crisi quando governiamo, quando siamo all'opposizione siamo tutti uniti. Quando governiamo entriamo in crisi, perché in quella logica, in quella capacità di dover prendere le decisioni, di discutere, di prendersi anche dei no, di entrare anche in conflitto caratteriale, noi mostriamo tutta la nostra fragilità della sinistra. E adesso forse la stiamo vivendo ancora di più. Se considerate che io passo due terzi, forse tre quarti del mio tempo a spiegare e giustificare le azioni che ho fatto perché sono di sinistra, io sono un po' stanca di fare l'esame del sangue tutti i giorni, ve lo dico con grande onestà. Io sono una persona di sinistra, che ha una storia di sinistra, una cultura di sinistra, che quando ha governato ha fatto azioni di sinistra. Noi siamo stati la prima regione in Italia nel luglio del 2015 a fare la misura attiva di sostegno al reddito, la prima regione in Italia. L'odontoiatria sociale che vi ho raccontato non è nata per caso. Siamo quelli che hanno tenuto aperti, e va bene che siamo una regione a statuto speciale, non significa sempre avere i soldi ed essere privilegiati, significa avere la responsabilità di doverli spendere bene, perché sono più vicini al cittadino, il cittadino si accorge di più, in fretta, e meglio se li spendi bene quei soldi. E aver fatto ad esempio il piano del trasporto pubblico locale, dove siamo la regione italiana che ha cambiato tutti i mezzi e adesso ha delle, sull'ambiente, delle, dei risultati straordinari, città inquinate come Trieste, perché non c'è soltanto la pianura padana, c'è Trieste, c'è Pordenone, c'è Gorizia, c'è Udine, che hanno gli stessi problemi anticlimatici. Combattiamo ormai con gli eventi estremi. Prima si diceva non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più le stagioni. Il tema è che adesso io mi becco il 10 di agosto una decina di temporali che si sono tutti insieme avuti nello stesso momento e che hanno fatto un disastro incredibile. Solo per fortuna non ci sono stati morti, ma era il 10 agosto ed era una situazione nella quale non c'è stata la tromba d'aria, ma semplicemente una decina di temporali tutti insieme. Disastro. E io passo tutto il mio tempo a giustificare le mie azioni di sinistra con quelli che mi dicono che di sinistra non sono. Allora, sapete qual è la notizia? Basta, io non mi faccio fare più l'esame del sangue da nessuno, sono di sinistra e lo dimostrano le azioni politiche che ha fatto il governo e che ha fatto la mia regione e che facciamo noi. Basta. È dall'altra parte. Il nostro problema è domandarci come ha governato la destra quando è stata al governo. Il nostro problema è domandarci come sta governando il Movimento 5 Stelle quando è al governo. Guardate Roma, guardate Torino. Il nostro problema è spiegare ai cittadini che in un contesto nel quale i flussi migratori sono e saranno uno dei temi sui quali dovremo confrontarci per tempo e per tanto tempo, tu hai due posizioni diverse. Da una parte hai
Salvini che fa la seguente dichiarazione, guardate, recentissima, quindi non è una cosa folcloristica. Se divento ministro dell'interno, li carico tutti sulle navi, li porto sulle coste libiche, una pacca sulla spalla, un gelato e un po' di noccioline, ho risolto il problema. Questo è futuro potenziale ministro dell'interno. Dall'altra parte hai il ministro Minniti, hai avuto il governo Renzi, non eravamo contenti? Bene, adesso non possiamo dire che non siamo contenti di quello che si sta facendo sui flussi migratori, perché è una persona che ha una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo e che quindi ha aperto un canale di dialogo prima che ci arrivassero i francesi con la Libia. Ricordiamocelo, perché ce ne siamo dimenticati, che l'allora ministro degli esteri Paolo Gentiloni fu il primo ministro degli esteri a riaprire la prima ambasciata a Tripoli quando nessuno degli altri paesi lo ha fatto. E non ci dimentichiamo che è proprio lavorando con quei paesi che stiamo riducendo il numero degli sbarchi: l'Algeria, la Tunisia, la Libia, con gli accordi bilaterali, con il lavoro che stiamo facendo in Europa, con un lavoro però di sinistra, perché se fosse stata la destra, sì, magari faceva questa attività diplomatica, vi ricordate com'è l'attività diplomatica Berlusconi Gheddafi? Ecco, magari sarebbe stata quell'attività diplomatica lì. Però magari la facevano. Ma qual era la differenza? Che siccome noi siamo di sinistra, ci preoccupiamo di quelli che restano lì e che non partono per fare questi viaggi terribili. E per la prima volta, non era così neanche quando c'era Gheddafi, per la prima volta riapre lì un ufficio, l'UNHCR, cioè l'ufficio per i rifugiati. E per la prima volta torna lì l'Organizzazione Internazionale Mondiale per l'Immigrazione, perché vogliamo che si capisca quello che sta succedendo lì. E per la prima volta i 14 sindaci delle municipalità libiche sono stati portati da Minniti in Europa, perché l'Europa pagasse loro 14 progetti di crescita territoriale, di rilancio territoriale, perché diciamocela tutta, se l'economia è quella della tratta delle persone, devi fargli fare un'altra economia se vuoi che abbandonino quelle scelte. E quindi, come si è sempre detto, li aiutiamo sì con i fondi europei, utilizzando i fondi strutturali europei lì, nei luoghi nei quali, se miglioriamo le loro condizioni di vita, magari non partono. Cioè stiamo facendo esattamente quello che abbiamo detto, lo stiamo facendo con una visione globale, sapendo anche dove dobbiamo arrivare, perché purtroppo quello che è successo a uno degli ultimi consigli europei, dei quali poco abbiamo parlato, che invece molto di più avremmo dovuto fare, cioè presentarci lì con un'Europa già bella che schierata, prima delle elezioni in Germania, prima delle elezioni in Austria, con quell'Europa che già era schierata, e ha detto all'Italia una cosa soltanto: ve li prendete tutti voi, vi stacchiamo un assegno. Gli abbiamo detto di no, gli abbiamo detto non esiste, gli abbiamo detto è un problema europeo. Chiaro che siamo uno dei paesi più esposti, ma deve essere chiaro a tutti che questa questione dei flussi migratori deve essere un problema di tutto il continente europeo, non soltanto dell'Italia. E viva Dio ci hanno ascoltato. E quindi non è che ci hanno staccato l'assegno, ma finalmente stanno facendo politiche europee comunitarie, tant'è che qualche settimana dopo il presidente Macron si reca in Libia e, ve lo ricordate, stretta di mano con tutti i capi delle tribù. Bene. Bene, se lo intesti anche lui, l'importante è che risolviamo, e abbiamo risolto con una riduzione drastica degli sbarchi. Quindi il tema non è siamo di sinistra, quanto siamo abbastanza di sinistra, abbiamo fatto cose di sinistra, il tema è uno soltanto: se ci siamo noi, governiamo in questo modo. Se arriva la destra estrema, pacchetto di noccioline, gelato, pacca sulla spalla, li riportiamo lì. Ed è secondo voi la soluzione? No, perché ci fanno tutte le campagne elettorali, è stato così a Trieste, è stato così da me a Gorizia. Se arriviamo noi, svuotiamo le città e li rimandiamo tutti indietro. Stanno ancora tutti lì, con gli stessi problemi e con i sindaci di centrodestra che adesso chiedono al governo di poter partecipare a politiche di integrazione e a politiche comunitarie per le azioni sull'immigrazione. Perché poi quando governi il problema ce l'hai, perché quando sei opposizione puoi limitarti a dire la colpa è tua, la responsabilità è tua. Quando sei al governo poi devi trovare la soluzione ai problemi, e non è che la gente guarda se hai la bandierina a destra o a sinistra, devi trovare la soluzione dei problemi. Qual è la differenza, se volete, tra noi e loro? Che noi abbiamo una buona classe di amministratori che si preoccupa di trovare la soluzione dei problemi. Loro hanno un'ottima classe di amministratori, spesso all'opposizione e che spesso adesso stanno governando, che si preoccupa soltanto di individuare le responsabilità e attribuire le colpe. C'è una differenza profonda.
perché poi ci rimette il cittadino. Perché guardate, se c'è una cosa che facilmente si fa quando si amministra, è cercare di non decidere. E via le partecipazioni, e via le condivisioni, e via le discussioni ampie. Poi però, quando c'è da prendere le decisioni, ecco che tremano i polsi. E quindi è meglio non decidere, perché se non si decide non si scontenta nessuno. Questa è la differenza profonda tra chi vuole cambiare il paese e chi vuole tenerlo ancora con la testa sotto l'acqua, così come sta succedendo. Questa è la differenza profonda. E guardate che la colpa è anche nostra, nostra, nostra di tutti. Perché finché il cambiamento è lontano, a parole siamo tutti a favore del cambiamento. Finché è lontano, siamo tutti a favore. Mano a mano che si avvicina, che iniziamo a toccarlo con mano, scopriamo che quelli che stanno bene come stanno sono tanti. Perché? Perché il cambiamento significa rimettersi in discussione, perché il cambiamento significa rendite, posizioni, privilegi che saltano, significa cambiare il punto di vista, l'approccio, e questo cambiamento spaventa. Semmai noi dov'è che abbiamo sbagliato e dobbiamo recuperare e dobbiamo farlo in modo con più determinazione? Spiegare il cambiamento, perché il cambiamento non è una cosa che può rimanere a livello di ceto politico, di classe dirigente, deve essere una missione collettiva, deve appartenere a ciascuno di noi si deve sentire coinvolto. In alcuni casi siamo riusciti a far così, è stato per esempio la volta di Milano, in altri casi non ce l'abbiamo fatta. Però quello che dobbiamo continuare a fare è pensare che il cambiamento è fondamentale per un paese che per troppo tempo ci è cullato nel rimanere come stava. Noi a lamentarci siamo campioni del mondo, poi però no, diventiamo bravissimi quando siamo con l'acqua alla gola, e no, cioè dobbiamo diventare capaci di essere popolo in tutti i momenti della nostra vita quotidiana, e la politica deve educare in questo senso, non può accontentarsi soltanto di seguire i sondaggi e dire no, aspetta, come fa il Movimento 5 Stelle, no? Guardate lo Ius Soli. Sullo Ius Soli erano favorevoli. Ci sono dei video di Di Battista con il bambino di colore a cui lui spiega in modo accorato e quasi commosso che lui è per lo Ius Soli, cioè che lui deve diventare cittadino italiano. Peccato che adesso gli sta dicendo il contrario. Cioè adesso gli sta dicendo no, perché? Perché gli hanno spiegato, e qui guardate che entra in gioco il marketing, le cose commerciali, gli hanno spiegato che è un po' come vendere il panettone il 14 agosto. Il panettone è buonissimo, però il 14 agosto non lo compra nessuno. E questo è il problema dello Ius Soli. È un'ottima legge che serve al paese, è uno scatto in avanti di civiltà. Peccato che la stragrande maggioranza degli italiani non la conosca, non l'abbia capita. E immagina che una persona viene qui, nasce e diventa cittadino italiano. Non è così. C'è un altro studio molto interessante che è stato ripreso, se non mi ricordo male, da Carta Bianca qualche sera fa, che ha fatto vedere i contrari e quelli a favore. Hanno dato la spiegazione della legge e poi hanno dimostrato che il 52% dei contrari cambiava idea. Perché? Perché non aveva capito com'era il testo di legge. Guardate che è colpa anche nostra, nostra. Perché nella difficoltà di spiegare che è di sinistra, è troppo di sinistra, è una cosa infinitamente di sinistra, facciamola perché è di sinistra, ci siamo dimenticati di spiegare che cos'è. Ci siamo dimenticati di spiegare come funziona. Cioè ci siamo dimenticati di non fare come fanno gli altri che ci mettono le bandierine sopra, in qualche modo ce la stiamo mettendo anche noi sbagliando, ma invece dobbiamo fare il salto di qualità di spiegare che culturalmente è necessario, che non deve spaventare nessuno, come funziona, che c'è un processo di integrazione, che non è che arrivi qui, nasci, non è Ius Sanguinis, è appunto Ius Soli, è un'altra cosa. E dobbiamo anche spiegare però bene che significa superare quel blocco culturale che è inevitabile, che è stato il nostro quando da migranti andavamo all'estero. Florenzo Giulia è stato un territorio di grande migrazione. E qual era uno dei temi che affrontavano quei nuclei quando erano lì all'estero? Che se non si sentivano integrati, se non si sentivano cittadini, se continuavano a sentirsi stranieri, alla fine vivevano ai lati e ai bordi della società. E quando si vive ai lati e ai bordi della società e lì dentro ci si sente stranieri, si diventa cattivi. E se si diventa cattivi si possono fare anche scelte sbagliate. Guardate quello che sta succedendo al sistema di integrazione francese e belga rispetto, ad esempio, ai cosiddetti terroristi. Vivono ai margini della società. Eppure sono anche lì per dire quanto culturalmente è sbagliato l'approccio, addirittura cittadini francesi o francesi
da più generazioni. Quindi il tema non è lo ius soli, non è l'etichetta, non è la legge, il tema è anche culturale. E la legge può aiutare però a fare quello salto in qualità di quelle persone. Pensate a quei bambini, quelle bambine che ormai parlano i nostri dialetti, frequentano le nostre scuole, non sanno nulla del paese di origine, delle loro famiglie, eppure non sono italiani. Credo che dobbiamo fare uno sforzo in più, mi auguro che lo faccia questo governo, mi auguro che ci sia tempo, mi auguro che ci siano le condizioni per trovare i voti, credo che sarebbe un segnale positivo. Però anche qui, guardate chi sta dall'altra parte. Bisogna anche capire da quale parte del campo di gioco si sta. Guardate chi sta dall'altra parte, chi è il contrario? Il Movimento 5 Stelle, che passa dal fare o immaginare politiche di sinistra a destra in modo assolutamente facile e spregiudicato, perché segue i sondaggi, perché segue la pancia dei nostri cittadini. Beh, noi non possiamo mica diventare qualcosa lì, dobbiamo continuare ad essere noi stessi, dobbiamo continuare a fare quella politica di educazione che è fondamentale in questo paese, che è anche un tema culturale. Ecco, per esempio, noi, io in Friuli Venezia Giulia sulla cultura ho investito molto, siamo la regione italiana che per in valore assoluto e per numero di abitanti spende di più per la cultura. Ma perché? Perché soprattutto nei momenti di crisi, se io mi preoccupo soltanto dell'economia, mi preoccupo soltanto della finanza e non curo gli aspetti culturali, le persone, quando alla fine quella crisi passerà, si sentiranno semplicemente più soli, avranno meno strumenti culturali a disposizione. Noi parliamo tanto di integrazione, ma riusciremo a fare l'integrazione a tutti i livelli, non soltanto con gli immigrati, se saremo culturalmente preparati, direi quasi progettati, programmati per fare integrazione. Ma per farlo dobbiamo avere gli strumenti culturali, avere le informazioni, studiare, approfondire, poter andare a teatro, poter andare al cinema. Io, guardate, ho condiviso molto la questione dei bonus sulla cultura, anche dei diciottenni, ma ben venga che vanno a comprarsi un libro invece di andarsi a comprare chissà cos'altro. Ma ben venga che abbiano questa possibilità, perché guardate, non tutti i ragazzi se lo possono permettere. E credo anche che l'idea, ad esempio, del servizio civile obbligatorio sia un tema sul quale ragionare. Servizio civile che facciamo fare, poi qualcuno adesso si sta dividendo, un mese, tre mesi, sei mesi. Intanto il principio è un principio fondamentale, mi metto a disposizione della mia comunità per un certo periodo di tempo. Questo significa entrare in quella comunità anche quando magari da solo non ci entrerei. Così come credo che siano fondamentali altre scelte che sono state fatte. Guardate, non la voglio far lunga perché c'è la partita poi, Franco, non vorrei che, perché insomma poi su questi temi ci dividiamo, su questi temi rischiamo di dividerci e tanto, però il tema vero qual è? Che noi forse abbiamo fatto troppe cose e, non siamo, e nel correre forse non abbiamo spiegato tutto come dovevamo fare. L'esempio del dissesto idrogeologico è pazzesco. Tutti i presidenti di regione sono stati nominati commissari per il dissesto idrogeologico, anche me. Ma per fortuna, pensate che io avevo quasi 40 milioni di euro bloccati dal 2009 con un commissario che prendeva, questo non lo registriamo, un sacco di soldi, ma non aveva fatto un granché. Io non mi becco niente di indennità, perché ovviamente si fa gratis, perché si prende già l'indennità di presidente della regione, quindi è giusto che fa il commissario senza indennità. Ma abbiamo sbloccato quei soldi, sai che significa? 43 cantieri sul dissesto idrogeologico, in una regione dove fino a pochi anni fa si moriva per le alluvioni, come è accaduto in tante altre parti del paese, perché è un territorio fragile, il 40% è montagna, è chiaro che è un territorio fragile, montagna si spopola e tutto quello che ne consegue. Ma il dissesto idrogeologico è stato uno dei temi più trattati da questo governo. Io, guardate, arrivo a dire che forse addirittura su alcuni temi potevamo metterli da parte, ma sul dissesto idrogeologico noi abbiamo fatto la differenza profonda in questo paese. Sapete qual è il problema? Che se copro la buca si vede. Se faccio un lavoro sul dissesto idrogeologico si vede solo in caso di emergenza se succede qualcosa. E se non succede niente non finiamo neanche sui giornali perché non ci sono stati morti. Capite anche questo, va? Cioè bisogna anche che ce lo diciamo, cioè noi abbiamo fatto tante cose che programmano la vita del nostro paese per il futuro. Il dissesto idrogeologico, Del Rio ha fatto il piano nazionale degli aeroporti, sapete da quanto mancava? Solo da 27 anni. E voi direte, vabbè, piano nazionale degli aeroporti, eh no, significa individuare gli aeroporti sui quali si fanno determinati investimenti, individuare gli aeroporti sui quali quegli investimenti non si faranno, capire quali sono gli scali sui quali è inutile continuare a buttare soldi perché non ha senso, e iniziare a ragionare mettendo tutte le mappe del tuo paese una di fronte all'altra per dire se ho fatto strade ho bisogno anche della ferrovia,
Se non c'è ferrovia e strada, ci metto la ferrovia o ci metto la strada? Se ho ferrovia e strada, ci metto pure l'aeroporto? No. Cioè, significa ricominciare a pensare al paese, no? Per evitare che le infrastrutture, ad esempio, continuino ad essere quello che è sempre stato in questo paese, il totem che porta questo o quel politico sul proprio territorio. E così ci troviamo, aeroporti senza predelli autostradali, autostrade che finiscono nel nulla, porti senza retroporti e via dicendo. E senza aerei soprattutto, perché poi questo è un fatto fondamentale. Quindi capite che abbiamo anche ricominciato a pensare sulle grandi cose di questo paese. Il piano delle infrastrutture è straordinario, la cura del ferro, la cura del mare, la riforma dei porti, il lavoro che abbiamo fatto sui diritti, lo ricordava prima Franco, in un Parlamento frammentato all'inverosimile abbiamo portato a casa dei risultati straordinari. La guerra allo spreco alimentare, anche questo è un passaggio culturale che ci doveva appartenere, che non ci apparteneva da tanto tempo, le unioni civili, la legge nazionale sull'autismo, quello che è stato fatto per esempio appunto sui temi dei diritti civili è stato un aumento straordinario delle tutele, come anche sul lavoro. Guardate, noi siamo stati lì fissi sull'articolo 18 e vabbè, e non saremo tutti d'accordo, però di fatto quando arrivi a tirare una riga e hai 978.000 posti di lavoro che prima non avevi, di cui il 61% a tempo indeterminato, ma dovrebbe essere una cosa di cui tutti gioiscono. Poi dopo uno dirà, beh, io avrei fatto un po' di più, avrei fatto un po' di meno, avrei fatto diverso, ma sarà una cosa della quale essere contenti? No, giù legnate, perché sono 978.000, perché solo il 61% sono a tempo indeterminato, ma viva Dio che hanno lavoro. Perché vorrei ricordargli che cos'era fino al 2008, 2007, 2008, 2009, 2010 o quando c'è stato il momento più drammatico, il 2011. La mia regione è passata da avere un tasso di disoccupazione del 3,5%, praticamente niente, a quasi il 10%, ma non in 15 anni, in 4 anni e mezzo. Quindi capite che botte sui territori, quanti migliaia di posti di lavoro persi, quante piccole e piccolissime imprese di cui non sappiamo nulla perché non accedevano neanche alla cassa integrazione. E adesso che arriviamo a dire PIL finalmente positivo, il rating di Standard & Poor's, 978.000 posti di lavoro, finalmente la produzione industriale al top, eccetera, no, non va bene. Giù legnate. Insomma, io dico che queste cose vanno rivendicate con più orgoglio, che i dati positivi vanno ricordati tanto quanto quelli negativi, perché sono di stimolo anche questi, perché dobbiamo fare ancora di più, perché ne abbiamo persi ancora di più di posti di lavoro e ancora di più bisogna farne. Però basta a continuare a massacrarci, perché credo francamente che nelle nostre condizioni, con quella stessa crisi, altri non avrebbero avuto gli stessi risultati, altri non avrebbero avuto il coraggio di prendere certe decisioni, altri non avrebbero governato il paese così come siamo riusciti a fare noi in questo periodo. Poi non le avremmo azzeccate tutte, qualcosa si poteva far meglio, per carità, però non può essere che non siamo contenti e che non difendiamo quello che abbiamo fatto, perché stiamo intortati dentro quei ragionamenti del tipo questo mi sta antipatico, quello mi sta troppo, quello non lo vorrei, quello lo vorrei cambiare, perché francamente in questo modo non facciamo il bene del paese. E io credo che il nostro obiettivo debba essere la nostra comunità e il bene del nostro paese, perché gli altri a cuore così non ce l'hanno, Ve lo posso assicurare per esperienza diretta. O perché non sono capaci e non hanno le competenze, o perché hanno già governato e ci hanno fatto capire e vedere quello che vogliono fare. Li abbiamo già provati. L'ultima cosa. Anche qui. Oggi si sta votando in Sicilia. E cosa succederà domani? Cataclisma intergalattico. Sono elezioni regionali, importanti, ma sono elezioni regionali, per giunta in Sicilia, terra particolarissima. Ora, noi ci siamo fatti, stavo per dire una brutta parola, non la dico, ci siamo per mesi sul referendum, no? E perché l'abbiamo personalizzato e non dovevamo personalizzarlo, e non dove? E adesso sulle elezioni sociali in Sicilia stiamo facendo la stessa cosa, cioè ci stiamo inquietando perché al contrario non le personalizziamo. Il referendum non andava personalizzato, le elezioni in Sicilia vanno personalizzate, per cui se si perde via Renzi, se si vince abbiamo fatto tutti bene, eccetera, eccetera. Adesso, francamente, anche qua un po' di lucidità, sono elezioni regionali complicate, nelle quali una discussione a sinistra si deve aprire, se non altro perché a me pare evidente che proprio in Sicilia c'è la prova provata dell'obiettivo di una parte della sinistra di questo paese,
che in questo momento ha a cuore un obiettivo: far perdere il Partito Democratico, punto. Non ci restano altri. Allora, se l'obiettivo è quello, via, da parte, a noi non interessa. A noi interessa l'obiettivo di governare in modo largo, largo, larghissimo, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, con la sinistra che vuole governare, con la sinistra che vuole accettare la sfida del cambiamento, con la sinistra che ci sta a fare questa partita, e con un centro, con un civismo, con un mondo della società civile, cioè con tutti quelli che stanno dietro all'idea di un cambiamento necessario per il Paese, di un miglioramento delle nostre condizioni, di un riformismo che continua ad andare avanti, non che si ferma. Pensate adesso, no? Noi siamo, cioè Sa Giulia è l'unica regione che ha soppresso le province, perché essendo regione a statuto speciale abbiamo fatto la riforma costituzionale e le abbiamo tolte dal nostro statuto speciale prima della Costituzione, ok? Le abbiamo eliminate, non esistono più, quindi abbiamo riassegnato le funzioni alla regione, una parte ai comuni, abbiamo fatto le unioni territoriali dove abbiamo messo insieme i comuni, benissimo. Adesso qual è la proposta che sta facendo il centrodestra? Rimettiamo le province, ma invece di chiamare le province li chiamiamo cantoni. Cioè, come gli svizzeri. Capite? Perché? Perché si è persa l'identità? Ma forse un pezzo può essere, ma non è che la provincia ti dà l'identità, la provincia ha quattro muri con un gonfalone e le funzioni erano quelle date dalla regione. Non è che c'era l'identità dentro la scatola provincia, ma c'erano le poltrone in provincia. C'erano le poltrone. C'è un poltrone che adesso mancano e che invece bisogna tornarsi a dividere, perché messi tutti insieme sono tanti, e quindi se sono tanti hanno bisogno di più poltrone. Bravo. E quindi c'è bisogno di fare province, perché? Perché servono le poltrone. E dopo, se non basterà, invece di fare le regioni autonome le divideremo pure queste regioni, no? Per esempio la proposta in Friuli qual è? Torniamo a farne due, Friuli e Venezia Giulia. Allora, adesso, per carità, noi ci ridiamo. Però è l'idea culturale che c'è dietro a queste proposte, l'idea culturale è quella di dividere il paese, di tenerne pezzettini, perché quei pezzettini si controllano meglio e di più, perché quei pezzettini si spaventano meglio e di più, basta poco, perché quei pezzettini divisi entrano in concorrenza fra di loro e cominciano a battersi tra di loro, perché quei pezzettini divisi non fanno più di questo paese un grande paese, ma fanno un paese piccolino che nel nome del suo autonomismo e della sua identità si perde. Ecco, questo guardate che è, da un punto di vista culturale, il progetto più difficile da combattere, ma anche più pericoloso. L'altra settimana ho assistito ad una lezione molto interessante di Jean-Paul Fitoussi, il quale ha detto: la chiave di volta per il futuro sono due parole: la protezione, che è il contrario del protezionismo, e l'altra parola che sul momento non avevo capito, tradotta tra italiano e francese, e che poi dopo vi ho spiegato bene, era il contrario dell'autonomismo, e cioè l'apertura. Quindi il futuro è apertura e protezione. Apertura perché devo avere il coraggio di accettare quelle sfide e impormi in un contesto sempre più complesso, ma non chiudermi perché mi indebolisco. Dall'altra parte, protezione, che non è il protezionismo, mi chiudo e proteggo come fa adesso Trump, no? E guardate i risultati degli Stati Uniti in questo momento. Ma protezione, nel senso, non sottovaluto il senso di paura che hanno le persone, ma siccome non sottovaluto quella paura, cerco di combattere quella paura dando le giustificazioni per superarla, i motivi per superarla, le ragioni per fare diversamente. Ecco, noi dobbiamo fare questo: apertura senza nessuna forma di paura e protezione, perché non possiamo neanche far finta che non ci sia bisogno di rassicurare le persone, e credo che la prossima campagna elettorale sarà fondamentale in questo senso. Però con un appello: non stiamo lì sempre a guardare i nostri esami di esame, iniziamo a pensare che se non ci siamo noi c'è la destra e c'è il Movimento 5 Stelle, e solo questo dovrebbe bastare per farci correre ancora di più e fare meglio.